Agnelli. Una sera mi hanno detto di dirgli alcune cose, e allora prima di iniziare a parlare delle idee che hanno gli astrofili sull'UFO, invito tutti quanti questa sera al Circolo Culturale degli Astrofili, la sede nella sede di Prosecco, per osservare le stelle. Faremo verso le 9:30, perché prima dovrete mangiare, anche noi indifferente. E la sede si trova a Prosecco, dove sono i Boy Scout, Campo Sacro, zona di Campo Sacro. Il portone sarà aperto, entrate direttamente, poi c'è da fare una curva a destra e a sinistra, poi una a destra, e troverete questa casetta. Si vede proprio, naturalmente lì sarà buio, c'è una lampada illuminata e potrete osservare, che in una serata stupenda, le stelle. La seconda cosa che devo dirvi riguarda una cosa che giustamente Stefano mi ha suggerito: la mia esperienza UFO. Io tutta la mia vita mi sono tenuto distante dal problema UFO. Non che non fossi interessato, ero interessato, ma volevo in qualche maniera rimanere vergine, rimanere non contaminato, diciamo, da immagini che in un'occasione, se un giorno mi capiterà, mi capitasse, avrei potuto avere la lucidità necessaria per giudicare nel massimo delle mie facoltà cosa sto guardando, cosa sto osservando. Quindi io nella mia mente non ho immagini di frisbee che volano e cose di questo genere. Quindi se vedessi qualche cosa, forse agli esperti riuscirei a dare delle informazioni molto precise. Per questo mi sono tenuto alla larga. Ma 5 anni fa, in una splendida serata, verso le 11 di sera, mentre respiravo la buona aria marina di un campeggio della Croazia, ero con mia moglie e ho visto qualche cosa di meraviglioso che si muoveva in cielo. Guardavo nella zona verso sud-est circa, così, e ho visto una specie di luce color oro che si stava muovendo. Avevo anche la macchina fotografica, ma avevo intuito che il tempo per accenderla, per tirarla fuori dalla busta, per accenderla, per centrare, eccetera, non sarebbe bastato per pigliare un'immagine fotografica. E ho preferito godere di questo spettacolo e tutto è finito lì. Quando sono ritornato a Trieste, ho contattato gli amici ufologi, ho chiesto se ci sono stati degli avvistamenti, ma ho fatto anche qualcosa di più. Abbiamo noi astrofili un amico in Croazia, si chiama Corrado Korlevic, che da tanti anni segue e ha installato presso il suo osservatorio astronomico di Visnia, Visignano in italiano, ha installato una telecamera con un occhio di pesce, cioè una lente particolare che fa vedere 180 gradi di cielo in tutte le direzioni, e lui fotografa quando questo dispositivo può farlo, nel senso non ci sia avuto tempo, lui, o, caso strano, quando si possa guastare. Io telefonicamente sono riuscito a raggiungere al suo cellulare Corrado, dopo tutta una serie, perché pensate, sono andato in Croazia e dalla Croazia ho cercato di contattarlo, poi non sono riuscito, ho trovato una persona che mi poteva fare la telefonata, perché io il croato non lo conosco, e sapevo che sua moglie parlava un po' di italiano, ma non potevo rischiare. Corrado parla un po' di italiano, anzi abbastanza bene, e quando ci sono convegni di astrofili viene sempre invitato dagli amici friulani, eccetera. E
lei mi ha detto alla persona che ha telefonato che si trovava sulla strada di Pola perché andava per una conferenza in una scuola, ragazzi, non so, cose di questo genere. Sono riuscito a contattarlo, gli ho spiegato la situazione e lui mi ha risposto che aveva l'apparecchiatura vasta. Purtroppo, come hanno detto i miei illustri predecessori, oltre ad avere contro tutta una serie di persone che non vogliono credere, no che non credono, non vogliono credere e obbligano gli altri a non credere, ci sono anche circostanze come questo. Corrado Colli ci ha avuto i mezzi per creare una stazione osservativa di questo tipo. E beato lui. Però può succedere che anche la stazione osservativa si guasti. Bene. Dopo questa premessa io volevo dire alcune cose. Il problema UFO l'abbiamo sentito sviscerato in tutte le maniere. Mi ha fatto molto piacere sentire ben due religiosi che parlassero di questo problema. Nel mio modo di pensare da astrofilo, io ho pensato, mentre ascoltavo tutte queste persone, che nessuno di questi ha parlato di una cosa che io vorrei allora accennare e parlare con loro. Come ha detto un anno e mezzo fa il presidente Obama, quando è scoppiata la grana dei famosi titoli fasulli eccetera eccetera, che ha messo in subbuglio le economie di tutto il mondo, e anche noi qui ne sappiamo nel nostro paese, a un certo punto non è stato poi riportato da alcun giornale, perché evidentemente non conviene parlare di questo. Obama ha detto una frase: non chiedetemi soltanto ciò che il governo americano può fare per voi, voi che avete perso, qualcuno ha perso anche tutto, ma cercate di chiedervi cosa voi potete fare per aiutare il governo Obama, il governo degli Stati Uniti. E io pongo la stessa domanda: cosa abbiamo fatto dal 1947, da quando il fenomeno UFO ha cominciato ad esistere, ha messo in subbuglio i piloti prima, altra gente poi, eccetera, eccetera? A questa domanda c'è una risposta. Abbiamo fatto sì qualcosa, abbiamo fatto niente. Cosa abbiamo fatto? Beh, nel 1960 un uomo appena laureato in astronomia, si chiamava Frank Drake, si chiama Frank Drake ancora vivo, ha cercato pian pianino di fare un'attività, di installare un'attività a livello mondiale per la ricerca di eventuali segnali intelligenti. Perché lo ha fatto? Lo ha fatto per un semplice motivo, perché crede in una cosa nella quale crediamo tutti quanti, che ci sono nell'universo, di cui non sappiamo neanche le dimensioni esatte, perché nel 1930 l'astronomo Hubble ha dimostrato che l'universo è migliaia di volte più grande di quello che credevano 10 anni prima Einstein e Friedman, che era un matematico russo, eccetera, eccetera. Ha dimostrato che quelle piccole macchioline che si vedevano nella nostra galassia non erano macchioline così, erano galassie al di fuori di questa, simile alla nostra, distanti migliaia o milioni di anni luce. E allora, se questo universo contiene tanti tipi di queste galassie, quanti? Boh, bisogna cominciare a inventarsi dei numeri. 100 miliardi di galassie sono contenute nell'universo. Bene. E ogni galassia, questa, quante stelle contiene? Qui si parla da 100 a 300 miliardi di galassie. Allora, se moltiplichiamo il numero delle galassie per il numero di stelle che ci sono in una galassia, presumibili, perché certamente le stelle della nostra galassia non le possiamo contare tutte, e poi come le contiamo? Ad occhio? Col binocolo, con un telescopio come Hubble che si trova in orbita,
oppure con quei nuovi telescopi che sono sulle Ande che hanno un diametro di 8 metri. Quindi lo strumento con il quale andiamo a misurare e a fare una valutazione completa di quante stelle e quindi di quanti sistemi stellari, perché è qui che bisogna andare a parare, ci possono essere nell'universo, ebbene, dipende essenzialmente dallo strumento che abbiamo. Se è un telescopio di grandi dimensioni e il diametro conta di queste dimensioni, allora troveremo numeri maggiori. Ma lo stato attuale dell'arte, con gli attuali telescopi che abbiamo, diciamo pure che la nostra galassia ha 300 miliardi di stelle e che in totale, non facendo la moltiplicazione, otteniamo un numero fantastico. Il numero di sistemi stellari possibili è 10 elevato alla 22. Cosa vuol dire questo? Vuol dire in termini spiccioli 10.000 miliardi di sistemi stellari simili al nostro, dei quali possono esserci dei pianeti e a una certa distanza dalle loro stelle può essersi formata anche la vita. Tutto nel nostro mondo, tutto nella nostra vita, anche se non ce ne rendiamo conto, tutto si fa in termini probabilistici. E anche qui dobbiamo ragionare in termini probabilistici. Quindi è corretto fare un'analisi di questo tipo e dire, signori, le probabilità che ci siano altri esseri, chiamiamoli omini verdi, azzurri, con i baffi, senza baffi, oppure chiamiamoli semplicemente extraterrestri, non ha molta importanza questo fatto, perché ormai siamo quasi sicuri che ci sono, perché le probabilità sono queste, su 10 alla 22 possibilità, è un numero troppo grande, e io credo che questo numero sia anche molto piccolo rispetto alla realtà delle cose, perché noi consideriamo quale universo? Ma quello visibile, certamente, ma visibile fino a quando, come ho detto prima, la nostra strumentazione ce lo permette. Ci sono delle condizioni particolari per poter capire se questi esseri potranno un giorno venire a contatto con noi. E qui ne abbiamo di casistiche finché vogliamo, cioè di esempi, non casistiche. Per esempio, la nostra civiltà attuale, nel senso tecnologicamente valida per comunicare con altre civiltà, ha solamente 100 anni, cioè da quando il buon Marconi ci ha detto, signori, esiste una possibilità concreta di mandare delle informazioni via etere. Ma altre civiltà, forse sono 200-300 anni indietro alla nostra, e quindi non potranno sentirci perlomeno per 100-200 anni. Cioè, voglio dire che esiste un parallelismo tra le civiltà, potremmo fare un disegno con le civiltà parallele, che però a un certo punto una inizia e l'altra però è già finita. E poi esiste, come qui del resto è stato menzionato, un altro grande problema, che è quello della velocità della luce. La velocità della luce, possiamo essere sicuri che non può essere superata da nulla che si muove all'interno dell'universo. Ripeto, la civiltà della luce non può essere superata da nulla che si muove all'interno dell'universo, ma può essere superata dall'universo stesso. Perché le leggi di Einstein, la relatività generale, ci dice la prima condizione. Niente può superare la velocità della luce. Ma se l'universo si muove e trascina con sé le galassie, perché si espande, perché di questo ormai siamo certi, ce l'ha insegnato all'inizio, negli anni 20 del secolo scorso Friedman, poi ce l'ha confermato
tutta una serie di altri studiosi, poi Hubble negli anni 30 ha dimostrato che più lontano si guarda e più velocemente si espande, quindi si allontanano le galassie. Ma allora è presumibile che a una distanza che noi non possiamo più vedere, che queste galassie si scappino, se ne vadano via a velocità talmente elevata che noi mai riusciremo ad averne notizia. Poi ci sono altri problemi, è stato menzionato qui Stephen Hawking e la Margherita Hack, che dicono: sì signori, attenzione, diamoci da fare, noi siamo convinti che esistono molte possibilità di presenza aliena, però forse l'incontro nostro, che siamo poco intelligenti, con queste civiltà potrebbe essere deleterio. Come ha detto un altro oratore prima, ha detto l'esempio che fa i Maori e gli americani d'America, che sono stati un po' maltrattati da noi. Infine, c'è un altro problema che non è stato ancora affrontato, nessuno ne ha parlato. Astronomi, fisici, matematici sono convinti che le leggi della probabilità si possono applicare nel modo che ho detto prima, che ci possano essere sicuramente altre civiltà aliene. Poi vedremo come queste civiltà. Ma c'è un gruppo di studiosi, i biologi, che sono convinti che la vita è un fenomeno unico e irripetibile nell'universo, perché è troppo complicato. Non voglio addentrarmi in queste osservazioni, ma questa è una realtà di alcuni studiosi che la pensano in questa maniera, e noi dobbiamo tener conto di tutti quanti, dell'opinione di tutti quanti. Parlavo prima di Frank Drake. Cosa ha fatto Frank Drake nel 1960? Ha pensato di organizzare un sistema mondiale con pochi mezzi per ascoltare eventuali segnali provenienti dallo spazio. Il famoso film Contact illustra situazioni di questo tipo, che possano essere mandati da mente aliene. Ma ha fatto una cosa di più, e questa cosa di più è l'unica che abbiamo da 50 anni a questa parte. L'anno scorso a Varese è stato fatto un convegno per celebrare proprio il 50° anno dell'esistenza di SETI. SETI è un'organizzazione mondiale, possiamo dire, che non dispone di grandi mezzi, che non è aiutata da paesi come gli Stati Uniti o l'Unione Sovietica, altre persone, ma poggia tutto sulle spalle di privati. Però c'è una collaborazione da parte degli astronomi, anzi più che degli astronomi direi dei gestori degli telescopi radioastronomici, che quando un telescopio di questi non viene utilizzato può essere messo a disposizione di SETI, che va ad ascoltare in zone particolari dello spazio se ci sono segnali radio di una certa intelligenza. Naturalmente in questi 50 anni si sono perfezionati e quindi i segnali radio vengono sviscerati. Ognuno di noi, se vuole, se ha piacere, può partecipare con il suo computer, visto che ormai esiste internet, ed aiutare SETI, perché non basta solo il tempo di ascolto e solo in una posizione o due o tre posizioni, ma bisogna poi sviscerare se quei segnali ricevuti sono intelligenti in qualche maniera, se sono assimilabili a qualcosa di intelligente. E qui esistono una serie di filtri elettronici, chiaramente, che ci dicono se quel segnale messo in quella maniera può essere intelligente oppure no. La domanda che sì, ancora una cosa devo dire perché è interessante. Il 12 ottobre 1992, 500 anni esattamente dopo la scoperta dell'America, la NASA disse che era disponibile a darsi da fare per organizzare ricerche
nel campo delle civiltà extraterrestri. Esattamente un anno dopo il Congresso degli Stati Uniti negò i fondi per ricerche di questo tipo. Quindi SETI è proprio da sola, sulle spalle dei privati. Ma per ascoltare questi segnali, tutti quanti voi sapete che il segnale radio è dato da una certa frequenza. Gli astronomi hanno convenuto che la frequenza più probabile e più conosciuta nell'universo da tutte le civiltà che lo possono popolare è quella frequenza generata dall'idrogeno, che è ancora l'elemento più diffuso nell'universo, ce n'è circa il 75%. Quindi questo idrogeno ha la proprietà di emettere la lunghezza d'onda di 21 cm ed è attorno a valori di quella lunghezza d'onda che vengono ascoltati. A questo discorso partecipano anche i radioamatori, ma come vi dirò tra poco, le probabilità di ricevere un segnale da parte di un radioamatore sono molto scarse. Una domanda sorge allora: bene, se SETI esiste dal 1960, ma hanno trovato qualcosa? Sono passati 50 anni, hanno trovato qualche cosa? Oppure è stato, ahimè, tutto inutile? Ebbene sì, qualcosa è stato trovato. Molte cose non sono state neanche scritte, capirete subito perché. Io vi faccio tre esempi. Il primo esempio avvenne nel 1967, quando questa fanciulla, studentessa dell'ultimo anno di astronomia, anzi di radioastronomia, stava osservando, siamo nel 67, computer ce n'erano pochi, ce l'aveva solo Lorenz, quello famoso delle ali della farfalla, pochi altri avevano un computer, e la Jocelyn stava esaminando un rapporto cartaceo. Esiste in internet questo rapporto cartaceo, non ve l'ho presentato perché è brutto e tutto non è fatto bene. Si tratta di un segnale orizzontale che ogni tanto va una cosa di questo tipo. La Jocelyn chiamò il suo superiore, il suo professore, e sì, anche per me se vi dai un po'. E a un certo punto cosa fecero? La cosa più intelligente era quella di allertare, grazie onorevole, era quella di allertare altri radiotelescopi, e furono allertati, ma nel giro di pochissime ore si accorsero che non poteva essere un segnale alieno. Era un segnale che durava pochi millisecondi, che avveniva ogni 1,37 secondi, veniva ogni 1,37 secondi, e che cos'era? Una cosa nuova, una cosa prevista ma mai trovata prima. Avevano scoperto una nuova categoria di stelle che si chiamano stelle di neutroni e che hanno la caratteristica di avere un potentissimo campo magnetico, una dimensione di una ventina di chilometri circa, ci dicono gli studiosi. E come si sono formate? Si sono formate da stelle più grandi del Sole che a un certo punto, esaurite il carburante nucleare, cioè l'idrogeno da fondere e trasformare in elio, a un certo punto hanno subito la pressione esterna e sono collassate. La materia è degenerata, si sono formati solo neutroni perché sono le ultime particelle che, non avendo carica elettrica, non tengono a respingersi. Queste stelle di neutroni hanno, come ho detto, un campo magnetico potentissimo, ma emettono anche un fascio di luce. E questo fascio di luce, che ricopre un po' tutta la banda delle onde elettromagnetiche, cioè dai gamma, forse anche le luminose, ma quelle non arrivano certamente, ma i radio, eccetera, per cui se l'asse magnetico non corrisponde, da dove viene fuori questo oggetto, non corrisponde esattamente con l'asse di rotazione, si ha una sorta
Ecco, questa è una rappresentazione pittorica di una pulsar. Questo è il segnale vero di una pulsar. E questo è un disegno di una pulsar dove si vede che l'asse di rotazione non corrisponde con l'asse dove avviene il getto. E allora questo getto va a spazzare l'universo in questa maniera, come se fosse un faro di luce, e a un certo punto, se la Terra ha avuto la fortuna di trovarsi in quella direzione, il fascio di luce può essere catturato e ascoltato, eccetera. Alcuni anni dopo fu rivelato un altro segnale, proveniva dall'interno della nostra galassia, sembrava intelligente, ma non si ripeté, e cose di questo genere, se non si ripetono, non possono essere considerate. Infine, vi voglio raccontare l'ultimo, perché così terminiamo il discorso delle scoperte di questo di SETI. È avvenuto pochi anni fa. Hanno puntato il telescopio, si sono accorti di un segnale altro che intelligente, hanno allertato qualche altro radiotelescopio, hanno fatto le solite manovre, cioè di spostare il telescopio fuori un pochino da quella direzione per vedere se per caso era un segnale terrestre, perché segnali radio i terrestri ne emettono in quantità mostruosa. Quindi hanno fatto queste manovre, ma qualcuno dopo pochi minuti si è accorto che avevano puntato per errore Soho. Soho è un pianeta che esplora il nostro Sole, si trova tra la Terra, sempre tra la Terra e il Sole, nel punto, in quello che si chiama il punto di stabilità, il punto lagrangiano, L1 si chiama così. Non vi spiego cosa sono i punti lagrangiani, perché sono punti di stabilità. Bene, quindi a questo punto cosa ci rimane di tutto questo? Ma ci rimane solo la proposta fatta da Frank Drake, che è una formula di questo tipo, è tutto ciò che abbiamo. Ma questa formula è importante. Cos'è questa formula? Questa formula ci dice, è nel primo termine che dice quante sono le civiltà attuali che potrebbero comunicare tra loro nella galassia. Potrebbe essere estrapolata, negli ultimi anni ci hanno messo ancora un termine, prima di R ci hanno messo un altro termine, dove definiscono la cosa per l'universo. Perché? Perché ci hanno messo questo R? Perché esistono galassie che sicuramente, investite dalle schifezze che mandano i quasar, che sono sterilizzanti, non possono avere pianeti, stelle con pianeti, con la vita, perché i raggi gamma annientano, per quanto ne sappiamo noi ovviamente, annientano la vita. Tutti gli altri termini cosa sono? Sono dei termini opinabili, poi li vediamo uno per uno. Sono dei termini opinabili che sono frutto della nostra, non dico fantasia, ma della nostra logica concreta, stringente. Ma la mia logica in questo campo è diversa da quella di ognuno di voi. E allora questa formula, alla fine, questa è la formula, questa è la faccia originale di Frank Drake, certamente non nel 1960. Questo è il compendio finale, dove io qui ho messo la soluzione di tre tipi, dell'ottimista, del realista e del pessimista. Come si fa a vedere? Semplicemente si moltiplica questi numeri, si moltiplicano questi numeri, e se si fa questo ragionamento, qui vedete di che cosa si tratta, si arriva a 6. Il realista dice che sono 10 alla meno 6, cioè solamente una stella su 1 milione può avere un pianeta con una civiltà capace di comunicare, che poi avete visto non è solo capace di comunicare, ma è anche volonterosa di voler comunicare, perché non è detto per Frank Drake che tutte le civiltà siano d'accordo. Forse qualcuno la pensa come Stephen Hawking e la Margherita Hack. Tutto
tutto il resto mi pare sia abbastanza comprensibile. L'ultima immagine è 100 per 10 alla meno 9, cioè 100 possibilità su un miliardo di stelle che possono, che hanno i pianeti, non possono, che hanno, perché qui la selezione delle stelle è già avvenuta. Per esempio stelle che non sono singole come il nostro Sole, ma che ce ne sono due o tre che girano attorno, non possono avere pianeti abitabili. Tutti questi studi che sono stati fatti in questi 50 anni, io ne ho cercati in giro, non ho trovato niente. Fino a quando sono andato l'anno scorso, come vi ho detto, a Varese, ho conosciuto un uomo, un ricercatore italiano, si chiama Claudio Maccone, il quale ha fatto una conferenza spiegando per quale motivo noi 50 anni, loro 50 anni, non sono riusciti a trovare niente. Ma come è partito dalla formula di Drake e attraverso tre passaggi, qui il primo, devo chiudere? Sì, finisco in due minuti. Ha fatto una serie di passaggi ed è arrivata alla constatazione che non abbiamo mezzi sufficientemente sensibili per sentire segnali che provengano almeno da 500 anni luce distanti da noi. Questa è la curva, l'ho realizzata io ma grosso modo è così. Maccone dice che la densità di probabilità che ci sia un'emissione che sia possibile captarla sarà solamente al di sopra di questa distanza, perché prima la curva è praticamente piatta e quindi non possiamo, non ci sono altre civiltà aliene che vogliono, che possano, che siano in grado di comunicare con noi. Ancora una piccolissima osservazione sull'ultimo termine della... sull'ultimo termine della formula di Drake, che è la durata media di una civiltà avanzata. E quant'è la durata media di una civiltà avanzata? Qui non abbiamo niente, abbiamo la nostra, sì, 100 anni, da Marconi fino ad oggi, ma non abbiamo altro, non abbiamo altri esempi. Quindi voi capite che questa è l'unica nostra ancora di salvezza, ma siamo impreparati per dare i numeri per poter fare dei calcoli. Poi chiudo immediatamente, chiedo scusa. Ma tutto questo che è stato fatto non è negativo, perché voi sapete benissimo, come lo so io, che negli ultimi 10 anni passi spaventosi sono stati fatti nella ricerca di pianeti attorno a stelle ben distanti. E come chi mi ha preceduto ha accennato, ha detto ogni giorno c'è qualcuno che dice abbiamo trovato uno, abbiamo trovato l'altro. Io ho trovato un articolo poco tempo fa, sarà un mese fa, dove qualcuno ipotizza che a breve termine ben 500 altri pianeti verranno comunicati da certi ricercatori, comunicando i luoghi, le direzioni, le coordinate per andare a cercare. Ora, una semplicissima considerazione faccio e poi veramente ho finito. Sì, è vero, è giusto che facciano tutto questo, è giusto andare a fare una ricerca, ma non dimentichiamoci che esistono dei tempi minimi o massimi, non so come chiamarli, per dare delle risposte. Ricordo soltanto che, come ho già detto prima, la velocità della luce è enorme, ma non è infinita. Quando noi guardiamo il nostro Sole con un paio di lenti oscurate, quello che vediamo non è il Sole in quel momento, è il Sole di 499 secondi prima. Se noi riuscissimo a costruire un'astronave e mettessimo in questa astronave un po' di gente in grado di poter vivere per un po' di tempo e avessimo tanta energia, argomento importantissimo che
l'onorevole Akame ha tirato fuori anche altri, il problema dell'energia è spaventosamente grande, e se riuscissimo a far andare questo astronave a una velocità non molto elevata, solo 10 volte di più della velocità che ha la nostra Terra attorno al Sole nei 365 giorni. La Terra gira attorno al Sole, se vi fate quattro conti facilissimi, viaggia 30 km al secondo. Ebbene, se noi costruissimo un'astronave in grado di andare a 300 km al secondo, cioè a un millesimo della velocità della luce, per andare a visitare la stella più vicina, Proxima Centauri, che sta a 4,3 anni luce, avremo bisogno di 4.300 anni, solo per andarci. Poi ce ne vogliono altrettanti, non tanto per ritornare, perché potremmo pensare di voti a perdere, ma per ricevere le informazioni che abbiamo. In quell'occasione in cui sono andato a Varese, Claudio Macone ha fatto anche una proposta di questo genere, ma sarebbe troppo complicato se ve la spiegassi qui. Quindi le mie considerazioni alla fine di tutto possono essere positive di questa ricerca. Questa immagine che vi faccio vedere è quello che negli anni 70 si trova, questa dell'Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, si riteneva, gli astronomi ritenevano che gli eventuali possibili sistemi solari fossero solo di questo tipo. Vedete, con i pianeti rocciosi vicini alla stella, che si trova ovviamente a destra, che si trova ovviamente qui, questo è il nostro sistema di riferimento, questi siamo noi, e quindi è stato sconvolto tutto. Sono arrivate nuovissime informazioni, perché hanno trovato sistemi solari con pianeti di grandi dimensioni rocciose molto vicini alle loro stelle. Quindi non è vero che 50 anni sono andati a vuoto, hanno stimolato, poi soprattutto negli ultimi anni con gli esopianeti, hanno stimolato una ricerca spaventosa, con proprio nuove intuizioni, nuove idee, nuove equazioni matematiche per dimostrare che quel pianeta appartiene ad un sistema e potrebbe essere applicato e essere utilizzato. Perché cosa? Ma forse c'è già qualcuno che ci abita, o forse semplicemente per un domani, quando diventerà forse inabitabile la nostra galassia, triste notizia. Quando diventerà inabitabile la nostra Terra, ho detto galassia, scusate, per poter in qualche modo alleggerire la pressione demografica che c'è sulla nostra Terra, forse saremmo costretti a fare quelle cose che gli scrittori di fantascienza ci hanno già evidenziato tanti anni fa. Una più che la cattivissima, bruttissima comunicazione. Il cielo è nuvoloso. E il meteo l'altro giorno mi ha dato anche domani bel tempo, ma stranamente Stefano mi comunica. Signori, grazie, buonasera a tutti. E ringrazio dell'ospitalità il pesco.